diciamo stamattina tra di noi, è una bella occasione quella chiaramente di avere questa conversazione durante il Salone del Mobile, una settimana che magari molti di voi conoscono come una settimana molto densa, e quindi prendersi tempo per una conversazione magari più lenta, in cui parliamo di design, ma soprattutto di comunità e di come uno strumento di design come la serra in realtà può essere decostruito e ricostruito per parlare di altre cose. Ci sembrava una cosa forte da fare durante la settimana del Salone del Mobile. Noi siamo Laura e Olivier, facciamo parte di Studio DOS, uno studio di curatela e ricerca nell'ambito del design, dell'arte contemporanea e dell'architettura. E con noi oggi abbiamo Irene e Giulia, che fanno parte di due associazioni, una cooperativa e un'associazione che hanno riattivato delle serre in due città diverse, Genova e Bologna. E con loro parleremo della possibilità di utilizzare la serra come uno strumento di produzione culturale, quindi non agricola ma culturale, e come uno strumento di produzione di idee. Questo per dare un cappello all'intervento di oggi. Abbiamo invitato Giulia Irene e le organizzazioni che rappresentano, quindi Alle Ortiche a Genova e i Giardini delle Serre Margherita a Bologna, perché sono due realtà completamente diverse in termini di scale, di dinamiche, di sviluppo del progetto, del punto a cui sono arrivati nel loro progetto, e con loro mettiamo in relazione anche un'attivazione che con loro abbiamo fatto in delle serre in Lussemburgo 3 anni fa. E quindi la proposta che vi facciamo è di guardare a 3 esperienze diverse di serre abbandonate, riattivate con dei progetti culturali, creativi, artistici e sociali, e di cercare di capire insieme quali sono le problematiche, ma anche le opportunità che l'oggetto serra, lo strumento serra ci propone. L'occasione per questo incontro è la pubblicazione di questo libro, che è uscito ad ottobre scorso con l'editore olandese Onomatopée, che per noi è il secondo capitolo di una ricerca più ampia sulle serre, il primo capitolo essendo questa riattivazione di queste serre in Lussemburgo, di cui parleremo più ampiamente. E in questo libro abbiamo invitato filosofi, filosofe, antropologi, artiste, ma anche contadine, contadini, a raccontarci la loro esperienza di che cosa vuol dire vivere e lavorare in delle serre. Sono testi che arrivano da un po' tutto il mondo e che guardano da un punto di vista storico, etico e filosofico alla serra. Uno dei testi contenuti in questo libro guarda specificatamente a delle serre abbandonate in giro per il mondo, ed è il tema su cui ci concentreremo oggi. I Giardini delle Serre Margherita fanno parte di questo libro. Quando l'abbiamo presentato ad ottobre per la prima volta ad Eindhoven, una ragazza italiana che era presente in pubblico fa: "Ah, avete dimenticato Alle Ortiche a Genova". Noi non conoscevamo questa realtà e quindi oggi ci faceva piacere anche integrare Alle Ortiche per appunto portare due realtà italiane. Avevamo inizialmente invitato anche Opera in Fiore, che se qualcuno qui è di Milano magari conosce, è un'associazione che opera nel carcere di Opera con dei progetti di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, ma anche di persone con disabilità o persone in situazioni di precariato. E purtroppo per degli impedimenti in carcere la fondatrice non è potuta venire. Ma voilà, l'idea era un po' di dare delle prospettive diverse. Le Alle Ortiche è un'associazione di promozione sociale fondata a Genova nel 2019 per realizzare progetti di rigenerazione urbana e innovazione civica a base culturale e ambientale, collaborando con enti e collettivi a livello locale e nazionale. Alle Ortiche è anche il nome del centro culturale e ambientale, nato nel 2019 e gestito quindi dall'omonima associazione, che si trova all'interno di Valletta Carbonara, che è una piccola valletta nel cuore di Genova. Noi l'abbiamo inserita nel libro, ma abbiamo avuto la fortuna di incontrare Irene e l'altra cofondatrice di Alle Ortiche, Eleonora. Eleonora, perdono, a Genova settimana scorsa, di vedere questo luogo che è veramente centrale a Genova e che loro stanno riattivando, che si chiamano comunemente chiamate le Serre di San Nicola, che sono un tassello verde che unisce il centro storico di Genova con i quartieri collinari della città. È un grande spazio verde che costituisce un patrimonio di pubblica utilità con una superficie di circa 2700 metri quadri, quindi vi dà un po' un'idea anche della scala di cui stiamo parlando, e Alle Ortiche conta circa 1000 soci e soci e 40 persone volontarie. Irene Crosta è una progettista culturale con base a Genova, di Bergamo originariamente, abbiamo appreso poco fa, specializzata in comunicazione e sviluppo territoriale.
Umanista, poi specializzata in management culturale, con Alle Ortiche ha finalmente deciso di darsi anche all'agricoltura. È cofondatrice di Alle Ortiche, per cui si occupa insieme a Eleonora De Biasi della progettazione e della gestione dei progetti e dell'associazione. Le Serre dei Giardini Margherita, quindi siamo a Bologna, altrove, unendo fondi privati e pubblici. Questo è un testo che abbiamo scritto noi sulla base della conversazione che avevamo avuto l'anno scorso. Le Serre dei Giardini e Kilowatt, che è la cooperativa che gestisce queste serre, sono un'impresa ibrida che investe nella produzione artistica e nella ricerca, nel welfare e nella diversificazione per rispondere alle sfide presentate dalla disoccupazione, il declino del welfare pubblico e l'attuale ridefinizione del lavoro in Italia. Parliamo di telelavoro e capiremo poi perché questo è importante nel quadro delle Serre dei Giardini Margherita. Il grande complesso in cui è ambientato le Serre dei Giardini è stato originariamente costruito all'inizio del XX secolo come parte dei Giardini Margherita, un parco pubblico nella città di Bologna, in Italia chiaramente. Comprendeva diverse serre, diverse infrastrutture orticole e uffici per i giardinieri del parco. Lasciato per molti anni in uno stato di completo abbandono dal comune, a causa della mancanza di finanziamenti, nel 2014 il sito è infine dato in concessione per 15 anni a Kilowatt, una cooperativa operaia bolognese che si sta impegnando a riqualificarlo e a restituirlo alla città dopo il lungo periodo di abbandono. Giulia Quattrini è socia di Kilowatt, quindi della cooperativa che gestisce le serre, e all'interno dello studio creativo, e poi magari ci spiegherai di più Kilowatt chi è, cosa fa, ricopre da 6 anni il ruolo di strategic planner, account e project manager per progetti di comunicazione con particolare attitudine per gli output di grafica cartacea. Si occupa inoltre di organizzazione di eventi e segue la produzione culturale di progetti che intrecciano arte, scienza e tecnologia. E anche qua ci ritorneremo con la Serra Madre. Comunque ci sono tanti puntini di cui possiamo parlare quando si tratta di parlare di serre abbandonate e repurposed, convertite. E intervistando tante persone che hanno fatto questo lavoro di ristrutturare, le serre, una delle cose che è tornato spesso è questa idea di prendere cura. Prendere cura può avere tanto senso, particolarmente nel contesto di serre abbandonate. Spesso sono in uno stato proprio, proprio abbandonato, quindi ci sono tante cose lasciate dalle persone che la usavano prima, per esempio. E c'è anche questa cosa di prendere cura della comunità, di creare una comunità interna. E questo era uno dei primo input di cui volevamo parlare questo pomeriggio, di questa cosa sì, del care. Per quella che è la nostra esperienza in queste serre che abbiamo riattivato in Lussemburgo, ci siamo resi conto che recuperare delle serre anche lì in centro a questo paese dove intervenivamo, che erano rimaste abbandonate per 10 anni, era come una sorta di macchia, di spazio completamente dimenticato dalla comunità, che improvvisamente riapre le porte e quindi ci sono delle aspettative della popolazione locale, dei sogni, delle frustrazioni. E quindi quanto conta prendersi cura della struttura di per sé e della comunità che è. E come si fa anche nelle nostre esperienze. Sicuramente l'elemento della cura c'entra tantissimo, sicuramente con il lavoro che Alle Ortiche sta cercando di fare. Appunto come dicevate già adesso, e credo sia un po' così anche per le serre dei giardini. Le serre di Genova, vabbè, hanno una storia molto interessante, poi magari poi vi racconto qualcosa in più, però è uno spazio verde artificiale che nasce nel 600 quando per costruire un edificio enorme in centro a Genova che si chiama Albergo dei Poveri hanno sbancato una collina intera, per cui questo spazio verde in centro città nasce come spazio verde, però in qualche modo già antropico dalla sua stessa nascita ed è rimasto verde dal 600 fino ad adesso. Interessante però che non sia mai stato aperto al pubblico, è stato vivaio del comune dal 1870 fino al 2000, quindi come spazio di lavoro, poi abbandonato per 20 anni, e noi appunto ce ne siamo riappropriati prima come gruppo informale e poi come associazione dopo 20 anni di abbandono. Quindi nel nostro caso forse il primo elemento di cura
è stato nei confronti dello spazio di per sé e della, di quello che si chiama natura, che di fatto aveva ripopolato un luogo in autonomia, per cui una cosa su cui noi ci interroghiamo moltissimo è anche l'equilibrio ecosistemico tra noi che facciamo cose all'interno dello spazio come gruppo di persone e lo spazio di per sé. Poi direi che questo elemento di cura nei confronti dello spazio si riflette molto anche nella cura nei confronti della comunità. Nel nostro caso, in primis, perché siamo un'associazione molto reale, molto viva. Come leggevi prima, abbiamo più o meno 1000 soci e tra i 25 e i 45 volontari a seconda della stagione, della tipologia di attività. E poi c'è anche tutta un'attenzione nella costruzione di, e nella programmazione di attività sia di educazione ambientale che culturali e artistiche nei confronti di quello che viene percepito come il bisogno della comunità esterna, che di fatto viene invitata a riappropriarsi di uno spazio appunto chiuso per da sempre, di fatto, come luogo di lavoro. Cioè, gli unici ricordi che magari qualche anziano ci ha raccontato era la classica meta della gita della seconda elementare negli anni 70 per i bambini di Genova. Quello era oltre ai contadini che appunto lavoravano nello spazio. Quindi sì, c'è cura per lo spazio e cura per le persone che entrano per la prima volta in un luogo nuovo, in qualche modo. Diciamo che quando noi siamo entrati era tutto in uno stato disastroso. Adesso ci sono queste 10 serre che noi chiamiamo serre antiche, che sono 10 serre a pettine classiche da Riviera Ligure, che adesso grazie a un finanziamento c'è un cantiere in corso per cui verranno riattivate per la coltivazione quest'estate, che erano completamente invisibili. Sapevamo che c'era una serra, poi tutto il resto era completamente coperto di rovi, solo rovi purtroppo, niente vegetazione interessante. E quindi sì, è tutto un work in progress. Le prime azioni che abbiamo potuto fare dopo aver messo in sicurezza lo spazio e fatto dei primi interventi strutturali sono stati, paradossalmente, perché uno pensa le serre la cosa più facile è coltivarci, invece no, è stato farci degli eventi. Adesso finalmente, dopo tanta fatica, siamo al punto di per cui stiamo ristrutturando queste serre per poi riattivarli con dei sistemi in idroponica. Anche le serre dei giardini, diciamo, aprono la città perché era uno spazio dove venivano coltivate le piante che poi servivano alla città, quindi tutto il verde pubblico era coltivato lì. È appunto uno spazio dentro ai giardini Margherita, che sono il parco cittadino, che è il parco cittadino più grande della città, più vicino al centro della città. E anche noi, diciamo, l'apertura alla città è per eventi culturali. E a proposito di cura, uno dei primi eventi culturali fu un festival, La Cura, con Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, che appunto parlava proprio di questi temi, quindi c'è azzeccato in pieno. Però sì, diciamo che quando il comune ha fatto un bando per l'assegnazione di questo spazio, il custode viveva ancora lì, quindi era uno spazio completamente abbandonato, ma c'era solo la casa del custode che da generazioni viveva lì, e i cittadini ricordano questo luogo soprattutto perché negli anni 80 venne costruita una gabbia dei leoni, c'erano veramente due leoni, Reno e Emilia, e quindi tanti appunto, diciamo, anziani vengono alle serre e si ricordano di queste esperienze che hanno avuto da bambini. Diciamo, in memoria di questo abbiamo messo una statua, cioè una scultura di uno scultore contemporaneo che si chiama Li Paresi, di Fil di Ferro, insomma, molto, molto leggera, molto evocativa. Appunto apriamo sostanzialmente per fare eventi culturali. Poi però appunto, diciamo, le serre sono gestite da Kilowatt, che è la cooperativa appunto che ha il gestore dello spazio, che è, diciamo, un mondo molto variegato, ed anche questa un po', diciamo, sia la bellezza che la complessità, diciamo, sia per noi nel gestire uno spazio che ha tantissimi usi, tantissime vesti diverse. Lo consideriamo uno spazio cangiante perché tante persone, tanti pubblici diversi lo attraversano per scopi completamente
completamente diversi. Come Kilowatt abbiamo, diciamo, uno studio di comunicazione, uno studio di consulenza, quindi diciamo un lavoro più sulle aziende, quindi B2B, e poi un bistrò che è vegetariano, un servizio educativo 06 impattato all'outdoor education, quindi i bambini stanno sostanzialmente all'aperto, e un co-working. Inizialmente Kilowatt nasce come associazione per gestire un co-working in un punto, diciamo, centrale di Bologna, non c'entra con questo luogo, e poi che porta poi anche nel Sede dei Giardini Margherita, e per esempio il servizio educativo nasce dalle esigenze delle mamme co-worker di in qualche modo poter conciliare vita e lavoro, e quindi il servizio educativo nasce dall'intuizione di una di queste mamme e poi appunto si sviluppa come oggi. Poi è attraversato da studenti, praticamente siamo diventati una sala studio all'aperto, da aprile a ottobre c'è la fila, c'è la fila al cancello alle 8 del mattino. Siete aperti tutto l'anno? Siamo aperti tutto l'anno, esclusione di 2 settimane a Natale, però per l'altro 7 giorni su 7 tutto l'anno. In quelle che erano dei seven side, adesso ci sono dei tavolini, delle panche, abbiamo tantissimi, appunto, li chiamiamo youth worker, cioè persone che appunto vengono alle serre per lavorare, per fare incontri. Il verde non è coltivato, diciamo, come alle ortiche, ovviamente è una caratteristica fondante e fondamentale dello spazio, che è completamente verde. Abbiamo un giardiniere, abbiamo un orto, parte dell'orto viene utilizzato anche nella cucina, abbiamo anche noi una coltivazione acquaponica, idroponica, perché con dei ragazzi dell'Università di Agraria ci hanno fatto un progetto sulle serre che poi adesso stanno portando in tutto il mondo. Appunto facciamo eventi culturali, tutti gratuiti, cinema all'aperto, concerti, mostre, eccetera, eccetera. Dicevo, è uno spazio cangiante perché appunto può essere attraversato da persone che hanno scopi completamente diversi. Sono una mamma che porta un bimbo al servizio educativo, sono uno studente, sono semplicemente una persona che abita nella zona, che vengo col cane a prendere un caffè, sono appunto un fruitore di eventi, sono un lavoratore, cioè ci sono veramente tante sfaccettature del nostro pubblico, e anche questo, diciamo, parlare a ognuno non è, appunto, non è semplice, fa parte un po' della complessità. Però sicuramente la cura è fondamentale, sia perché appunto sono state attivate vari tipi di comunità che si sono un po' autoattivate, un po' le abbiamo attivate noi, che un po', devo dire, c'è anche una cura reciproca, perché è uno spazio che, anche se, diciamo, è formalmente pubblico, ma a gestione privata, essendo anche dentro un parco pubblico, viene percepito come un bene pubblico. Cioè questo, diciamo, è quello anche che noi coltiviamo, no? Cioè, nel senso, il fatto che sia uno spazio di tutti, e anche questa è la sfida più grande, diciamo, far percepire la cura, l'investimento, anche perché è stato solo investimento privato, grazie anche attraverso la vittoria di molti bandi, quindi non soltanto investimento, diciamo, di privati, ma anche appunto grazie a questi strumenti, però appunto diciamo il suolo è concessione pubblica, ma tutto quello che è stato fatto è stato, diciamo, investimento nostro per ridare alla città uno spazio che appunto era completamente abbandonato. Interessante la cosa che dici del fatto che tutti sono accogliati dentro. C'era una cosa molto interessante di cui avevamo parlato con una delle fondatrici di un'associazione che si occupa di un'altra sera, ma questa volta a Bruxelles, in Belgio, e lei ci diceva questa cosa della difficoltà, della fragilità di queste comunità che usano la sera e come loro la pensano come un posto loro, perché loro hanno un giardino e tutto. E c'era questa cosa anche che ci diceva che la trasparenza dell'architettura giocava tanto su questa impressione che il posto fa parte dello spazio pubblico, in questo caso a Bruxelles è proprio in un giardino, in parco pubblico anche lì, quindi è proprio tipo un corridoio che si attraversa. E una cosa che ci diceva era che la gente usciva di questo corridoio trasformati perché avevano conosciuto qualcuno,
o perché avevano partecipato in un workshop e quindi avevano imparato qualcosa. E l'idea della sera che trasforma la gente era una cosa che ci, grazie alla trasparenza dell'architettura, era una cosa che ci aveva sembrato molto bella. E riallacciandosi sia alla nostra esperienza, giusto per, non abbiamo parlato di quella che è stata l'esperienza nostra, noi abbiamo occupato delle serre nel quadro della Capitale Europea della Cultura nel 2022. Quindi la nostra esperienza è stata un'occupazione temporanea dal principio alla fine, nel senso era il progetto. Il comune in cui siamo intervenuti noi ha riacquistato queste serre dopo 10 anni di abbandono e noi abbiamo potuto appunto intervenire con il nostro progetto, che era un progetto culturale con mostre, workshop, conferenze, eccetera, solo per una porzione delimitata di tempo. La volontà, e adesso mi rilascio per farvi una domanda, la volontà del comune riacquistando queste serre era in realtà di distruggerle e costruire degli appartamenti di lusso. La strada si chiama Rue Belle Vue, bella vista, e si vede a un certo punto. Siamo in Lussemburgo, la terra costa tanto, il comune ha bisogno anche di massimizzare la disponibilità fondiaria, grazie. La cosa che noi abbiamo cercato di fare con questo prendersi cura dello spazio è stato di comunicare fin dall'inizio alla popolazione locale: attenzione, questo spazio lo riapriamo temporaneamente, facciamo tutte queste attività culturali, ma tra 2 anni il comune riprenderà il controllo e costruirà degli appartamenti di lusso. Quello che questo ha scaturito è stata una sorta di rivolta popolare, tra virgolette, per cui la popolazione locale ha deciso di lottare per preservare un utilizzo culturale di queste serre. E volevo arrivare quindi alla domanda, perché in entrambi i casi voi avete una concessione per 15 anni, da quello che abbiamo letto, voi però, più a lungo, no, più, o no, più corto, e quindi quest'idea, perché questa l'abbiamo vissuta noi tra virgolette male, nel senso che ti prendi cura di qualcosa e poi non sai a cosa la stai lasciando, e quindi qual è il limite tra il prendersi cura e quindi dare tra virgolette un esempio, magari proprio alla municipalità, alle istituzioni, e creare quel movimento di popolazione per preservarle, perché appunto non diventi anche uno strumento di gentrificazione alla fine, che è quello che succede tanto, soprattutto col verde, in città molto dense. Anche perché parliamo di spazi giganteschi, ovviamente, con le serre sono proprio ogni volta delle surfacce proprio grandi. Quindi la domanda è: quanto vale la pena prendersi cura di queste serre, sapendo che magari è il tempo di riattivazione è corto e fragile poi questa riattivazione? Beh, noi abbiamo una concessione per 8 anni, io me la sto vivendo con l'obiettivo che se tra 5 anni ci sfrattano, ci sia della gente che si vuole incatenare al cancello, quindi quello è il mio obiettivo. Sì, 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 esatto, fidelizzare per incatenarsi al cancello. No, però, cioè, è vero, è molto vero. Nel nostro caso c'è un gruppo di anziani che ha fatto una battaglia prima di noi per uno spazio attiguo al nostro, per cui in realtà adesso è uno spazio molto tutelato all'interno della città, nel senso che per il piano urbanistico è un'area che è verde e che deve rimanere verde, non può avere un cambiamento di utilizzo e di funzione. Quindi non so, questo al di là poi della gestione e di chi verrà dopo di me o dopo di noi, è una cosa che personalmente a me rassicura molto. Parzialmente è anche un investimento a perdere, se guardato soltanto da un punto di vista economico-finanziario, e forse è giusto che sia così, nel senso che sono anche esperienze per cui ovviamente si cerca anche una sostenibilità economica del progetto, però secondo me per fare sempre eventi gratuiti come facciamo anche noi e pensare che la cultura abbia un accesso democratico, un po' in perdita, per forza bisogna andarci. Per esempio, noi siamo entrati come collettivo nel 2019 all'interno dello spazio per la prima volta
e ci siamo sempre attivati però come gruppo di volontari. Abbiamo iniziato ad investire delle risorse economiche anche tramite bandi, finanziamenti eccetera da quando abbiamo avuto la concessione dello spazio, quindi comunque da quando abbiamo avuto una sicurezza perlomeno a medio termine, perché la nostra concessione appunto è per 8 anni però rinnovabile poi altre volte nel tempo, che avessimo la possibilità di prenderci cura di quello spazio per più di un tot. Però sì, è un secondo me è un tasto, comunque un tema caldo che sta sotto tante esperienze, tra cui, sì, e tra cui la nostra. Noi consideriamo le serre dei giardini, noi come Kilowatt, quindi cioè, diciamo, l'anima che ha creato tutto ciò, o comunque ce l'hanno anche detto varie persone, un po' come tra virgolette lo showroom, nel senso che no, è un progetto della cooperativa, come lo sono tanti altri, è chiaro che anche la nostra casa. Quindi questo fatto di avere una casa a termine è un po', cioè sicuramente un tema, però diciamo che è un modello che diciamo, ormai è consolidato, che possiamo replicare, che abbiamo insomma la consapevolezza di poter replicare in altri spazi. Nel tempo, in questi primi 9-10 anni, ci sono state tante altre occasioni di collaborazioni o bandi, gente che ci ha chiamato per rigenerare degli spazi, ne avevamo adocchiati 2 o 3, insomma questa cosa diciamo non è, cioè, è sempre stata attiva, però non è mai diciamo sfociata in nessun progetto, ma 2 anni fa, diciamo prima del lockdown, abbiamo partecipato a un altro bando, perché all'interno delle serre dei Giardini Margherita c'erano altre 2 serre abbandonate che non erano oggetto della concessione del luogo in cui siamo adesso, ma sono dentro lo spazio. E quello che l'abbiamo vinto sono 2 serre da 620 quadri che stiamo faticosamente insomma rigenerando da 2 anni a questa parte, dovrebbe vedere la luce a settembre, e diciamo che lì c'è tutto un lavoro di mediazione con la municipalità per farci estendere la concessione oltre diciamo sia gli anni di queste 2 nuove serre che anche queste 10 anni, ma diciamo era una concessione di tempo relativa al tipo di finanziamento, al tipo di investimento economico che facevamo. 2 anni è cambiato il mondo, quindi un investimento che inizialmente era di 800.000 euro è diventato più di 2 milioni, con i ritardi conseguenti, quindi diciamo, stiamo trattando per poter allungare la concessione tanto quanto è l'investimento in più, e quindi diciamo, siamo abbastanza fiduciosi che questo accada e che quindi poi tutte le serre diciamo abbiano una vita, cioè potremo stare là ancora, appunto, che non scade tra 5 anni ma magari tra 30, non lo so, però è sicuramente un tema sì, a cui forse non c'è ancora una risposta. Perché? E non c'è mai la volontà da parte del comune o della città di diventare guida di questi progetti? Perché io capisco il vostro desiderio di costruire questi spazi per rubarli, diciamo, alla speculazione. Mm-hmm. Ma la città non si propone mai come invece partner forte di questi progetti? Ma forse fanno un po' paura questi progetti. Cioè, non lo so, io parlo per l'esperienza nostra, almeno, e magari voi avete esperienze completamente diverse, ma la municipalità... In pratica tu stai creando una sorta di isola di libertà, tra virgolette. Almeno questa è stata veramente la nostra esperienza in Lussemburgo, che è un paese in Europa dove per la cultura si spende tantissimo, ma è una cultura un po' costruita dall'alto e ridistribuita a pioggia sul territorio. E uno dei feedback che abbiamo avuto dalle persone che hanno partecipato alle attività che facevamo è che in questo spazio, che abbiamo costruito appositamente come libero, potevi venire a fare giardinaggio con i bambini, noi abbiamo fatto corsi per le scuole, eccetera. Questa forma di autogestione, se vogliamo, è come se fossi a scuola e fai autogestione, questa forma di autogestione diventa una forza che la comunità sente e che forse la città non saprebbe manco gestire, però non, cioè, almeno questa era la nostra esperienza lì in Lussemburgo. Io penso che anche in Italia non ci siano le energie da parte dell'ente pubblico, le capacità di gestire in modo, diciamo, centralizzato. Parlo, a prescindere dalle serre, parlo di tutti i grandi progetti pubblici.
spazi pubblici. Cioè è già molto quando vengono fatti dei bandi per degli spazi coordinati se c'è un minimo di regia, ma non c'è una capacità da parte degli assessorati alla cultura, ed è anche meglio così dal mio punto di vista che non ci siano, cioè che è meglio qual è la guida, come dire, è mancanza di anche creatività, ma guarda, di collegamento con i giovani, vedendo voi uno dice ma porto caldo. No, mi sembra che venga spritta dall'energia creativa della... è proprio un peccato che in Italia. Bisogna dire anche che per delle serie, per fare rivivere delle serie c'è un investimento economico che è abbastanza pesante. Sì. Nel caso vostro, per esempio, ne avevamo parlato, cioè ci vuole, magari ne puoi parlare di tutto questo. Sì, poi vabbè, sempre una questione di scelte di voglia, politiche, sì, di voglia, poi certo. Quello sicuramente. Però anche di fatica, perché c'è tutta l'area in cui operiamo noi, di cui noi abbiamo in gestione una porzione, in tutto sono 2,5 ettari. Quando era piena regime come spazio curato, quindi quando era vivaio negli anni 60 più o meno, ci lavoravano tutti i giorni 70 giardinieri. Quindi cioè 70 dipendenti pubblici tutti i giorni per curare uno spazio così, quindi sicuramente c'è secondo me è un contesto che proprio anche per la difficoltà e l'impegno manutentivo sia ordinario che straordinario che hanno come spazio per sé, perché non è una casa che pulisce ogni tanto, perché le piante crescono più velocemente della polvere. E, no, però cioè, ci sta dietro, secondo me, una complessità per la tipologia di spazi ancora più alta rispetto ad altre opere, perché non è un'opera che fai e poi puoi lasciar lì. Cioè, dopo... Però è anche vero che è una realtà produttiva. Sì, sì, in sì. Teoria... No, no, quello sì, è che cioè, effettivamente questo è una cosa che ci accomuna e secondo me poi se andiamo a vedere anche tutte le altre grandi città in Italia funzionavano così, sono tutti luoghi abbandonati, che sono stati abbandonati dall'amministrazione pubblica quando 25 anni fa hanno iniziato ad esternalizzare servizi, cioè quindi hanno già fatto il salto da pubblico a buco nero. Noi per la parte di investimenti abbiamo tutta una pratica di fundraising e di ricerca di finanziamenti in gran parte privati, molto pochi pubblici per com'è l'organizzazione dei finanziamenti pubblici sul territorio, per cui usiamo appunto questi finanziamenti per ristrutturare, rigenerare lo spazio e pagare delle persone che ci lavorano. Parallelamente, nel nostro caso, c'è tutta una parte di lavoro volontario fatto dai volontari e le volontarie dell'associazione che si prendono cura dello spazio a titolo gratuito. Più o meno 40. Noi siamo una cooperativa di lavoro, nasciamo come associazione, l'associazione è coesistente, per progetti di magari l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà, soprattutto diciamo una parte che riguarda l'orto, volontariato, tirocini, eccetera. Però l'Anima è una cooperativa di lavoro, noi siamo 26 dipendenti e appunto i nostri lavori sono vari, quindi noi diciamo il nostro modello è una cooperativa di lavoro che però è un SRL che gestisce il bistrò. Quindi abbiamo un servizio di ristorazione e che ha come socio unico la cooperativa, quindi diciamo, siamo una rete, lo siamo sempre noi, e grazie agli introiti del bistrò riusciamo a coprire diciamo, la maggioranza degli stipendi delle persone che lavorano per il bistrò e anche gli eventi culturali. Poi applichiamo a tantissimi bandi, appunto quelli nazionali, regionali, che sono pochi, soprattutto bandi europei, con cui facciamo però soprattutto produzioni artistiche, progetti artistici, e poi abbiamo, appunto noi siamo dei soci
lavoratori, quindi noi abbiamo messo un investimento come soci della cooperativa e poi abbiamo aperto circa 2 anni fa, in concomitanza con quest'altro bando, un aumento di capitale anche ad altri soci solo finanziatori, ok, che quindi non lavorano, però abbiamo come per esempio in banca, abbiamo anche diciamo anche delle aziende che appunto hanno investito nella nostra idea e poi appunto bandi tantissimi. Mentre noi nel nostro caso era proprio un bando europeo, quindi un bando per un progetto culturale che ha avuto luogo quindi nel 2022. Quindi era il Comune e l'Unione Europea che hanno finanziato a il metà. Progetto. Sì. Una curiosità, tutto questo si applica a qualunque tipologia, grosso modo, ma nello specifico il recupero delle serre dal punto di vista proprio della costruzione architettonica, cioè come dire, rendere abitabili nelle stagioni le serre che non sono concepite per ospitare gli umani, non è cosa da poco. Non costa poco ed è una grande difficoltà anche nella stagione calda, in realtà. Noi l'abbiamo visto, il nostro periodo grosso di apertura è stato giugno, luglio, agosto 2022. Noi abbiamo... Lussemburgo, neanche in Italia. Infatti. Sì, ma il Lussemburgo è comunque caldissimo, noi non ci aspettavamo, e tu sei dentro un'architettura comunque trasparente, comunque di vetro, che scalda. La trasparenza di quell'architettura, da un punto di vista curatoriale, per quella che è stata la nostra esperienza, ha dei vantaggi, nel senso che noi siamo abituati ad intervenire in dei musei, per esempio, quindi delle strutture in cui un pubblico già deve fare il passo, no? Di entrare in quella porta e dire sono idoneo o idonea ad assistere a un evento culturale. Mentre le serre, noi eravamo su una pista ciclabile, le persone entravano in maniera molto più permeabile, proprio perché potendo vedere cosa succedeva dentro, c'era forse meno, e essendo un'architettura non destinata a uso culturale in origine, era molto più permeabile, e una cosa che diceva Nicoletta Tranquillo, cofondatrice di Kilowatt, cioè quest'idea che pubblici diversi si mescolano in un'architettura del genere, quindi in un'architettura riconvertita. Dopodiché in termini di gestione energetica, noi l'abbiamo sperimentata d'estate ed è... E d'inverno. Ti uccide, cioè noi esponevamo delle opere, quindi degli oggetti, dei documenti d'archivio, in una settimana i documenti d'archivio... Nessun archivio te li dà? No, erano tutti facsimile, chiaramente, ma proprio l'abbiamo vissuto e ci siamo resi conto dell'handicap in realtà di utilizzare una struttura che non è pensata per un utilizzo culturale espositivo, però... Mi interessava capire se poi invece voi che avete delle strutture permanenti avete fatto degli interventi sostanziali per rendere abitabili questi spazi. Ma allora, gli spazi al coperto sono una minoranza rispetto agli spazi all'aperto. Secondo me questo comunque ha senso, perché anche se adesso, ovviamente adesso con cambiamenti climatici e tutto, fa più caldo, però sono... ex orti urbani già in zone mediterranee, quindi comunque lo spazio aperto è la prevalenza dello spazio proprio anche per le questioni climatiche e il caldo. Noi adesso stiamo rendendo abitabile una serra che chiamiamo Serra Lunga, che è più o meno 30 metri per 5 come dimensione. Sarà abitabile perché è esposta dalla parte sbagliata per coltivare, ha una parte in muratura e quindi con delle soluzioni di tendaggi anticalore sarà la parte abitabile. Però no, è interessante perché anche noi poi abbiamo fatto degli studi su, perché vabbè, in realtà le ortiche è come se fosse un matriarcato di umaniste, detto tra noi, quindi abbiamo curato questa mostra di per archivissima sulla storia dello spazio, andando a cercare anche dei materiali in archivio, per cui nessuno si era mai molto interessato anche alla storia proprio dell'area. Le serre che adesso stiamo invece ristrutturando per rimetterle in funzione sono più o meno degli anni 20-30, perché abbiamo trovato queste foto con un po' di gerarchi che inauguravano in tempi ancora felici, quindi credo fosse fine anni 20 per loro. E è interessante perché adesso stiamo facendo tutto uno studio, tra l'altro in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna,
Perché a Genova non c'è agraria, questo a me da bergamasca sciocca, fanno solo navi. Ed è interessante perché queste invece, queste 10 serre che fino a qualche decennio fa erano perfette per coltivare piccole piante in vaso, adesso non vanno più bene perché fa troppo caldo. E quindi adesso stiamo pensando a delle soluzioni per tamponare questa cosa mantenendo le strutture che comunque sono delle strutture storiche, quindi cambiando alcune coperture, eccetera, però è una questione molto interessante, proprio anche come delle strutture che fossero adeguate per funzione vivaistica, adesso non lo sono più. E ci sono due esempi, giusto per citarli, che non hanno a che fare con delle serre abbandonate e reimpiegate. Sono il giardino botanico di Lille, che durante il Covid, sono gestite dal comune della città, durante il Covid è stata presa la decisione di chiudere la serra esotica, quindi una serra riscaldata 365 giorni l'anno, per delle questioni finanziarie. Con anche la guerra in Ucraina il costo del gas è salito. La città si è ritrovata a dover utilizzare uno strumento, cioè ad avere in attività uno strumento puramente, in quella che è il discorso della città, puramente destinata al divertissement, quindi al divertimento, al tempo libero, diciamo, della popolazione, che è diventata antieconomica. Queste serre sono state chiuse, quindi attualmente sono state chiuse, tutte le piante sono state date alla cittadinanza con l'idea appunto di non riaprirle. Questo è un esempio in cui il costo economico si confronta appunto con la gestione di questi Anche spazi. se ne fanno un discorso ecologico, alla fine usano questo discorso per giustificare la Sì, io scelta. penso che comunque, come dire, anche in questo ambito siano state messe a punto magari delle soluzioni dal punto di vista della sostenibilità molto più sofisticate, legate all'utilizzo Ma anche energie sì. rinnovabili, eccetera, eccetera. Allora mi interessava capire se in qualcuno dei vostri casi avevate, come dire, cercato di trasferirle su questi Sì, interventi. diciamo che nelle serre attuali, allora, gran parte anche per noi dello spazio è aperto. Quella che è la casa del custode, che è una casa, dove appunto c'è servizio educativo, co-working e parte dei nostri uffici, ha una parte che è in serra, che è un bistrò, che si chiama Vetro, e piccolo bistrò e la cucina. Il bistrò, bar e bistrò, quando viene caldo, ormai già da 2 o 3 settimane, si sposta all'esterno. Quindi diciamo che ovviamo questo problema. Il problema è che però non si risolve in cucina, dove l'anno scorso, l'estate scorsa, abbiamo avuto quasi 60 gradi. Wow. E quindi questo, diciamo, Non è. dovrà succedere in fornelli. Esatto, cioè, diciamo che questo è un grosso tema per quanto riguarda la cucina, che stiamo ancora cercando di risolvere. Poi abbiamo altre due, una serra che è mezza aperta, che diventa un bar estivo, proprio più col balcone, dove insomma, si va appunto a prendere da bere, eccetera, e un'altra più piccolina in cui facciamo eventi e lì c'è un sistema di climatizzazione e riscaldamento, però lo utilizziamo un po' meno possibile. In realtà adesso, in questo grossissimo progetto di queste ultime 2 serre, di questo nuovo centro che aprirà, lì tutti gli sforzi appunto sono stati già solo in questo ambito, perché appunto essendo che comunque sono delle serre, quindi la struttura è in vetro, con lo studio di architettura e anche questa ditta che produce il vetro e anche appunto vari altri consulenti, si sta facendo quindi uno sforzo proprio sulla tipologia di vetro. Poi sono anche, diciamo, 2 serre che avranno 2 usi completamente diversi, quindi ci deve essere anche lignifico, ci sono tutta una serie di specifiche molto complesse che sono state inserite ovviamente nel progetto e nella fase di realizzazione. Tanto per parlare di municipalità come dire, molto lungimirante, noi abbiamo chiesto, non sulla serra ovviamente, ma c'era una struttura, diciamo, nella parte di cui parlo, ancora abbandonata, che sarebbe stata perfetta da coprire e da mettere i pannelli fotovoltaici, è stata bocciata questa cosa qua dal progetto. Non solo a noi, anche in Montagnola, anche in altre, quindi diciamo, municipalità, fotovoltaico, no, non si sa perché. Anche perché comunque l'energia che sarebbe arrivata anche alla città, si parla proprio di comunità energetica, ci siamo tanto attivati per cercare delle soluzioni in questi termini, ma sono state negate. Speriamo più avanti di poter ritornare su questi temi, perché sì, oltre all'investimento adesso per costruirla, poi anche il mantenimento,
niente mancato. E per, prima facciamo l'esempio di Lille, c'è un altro esempio che sono i giardini botanici di St. Andrews in Scozia, in cui il nuovo direttore Harry Watkins, che è arrivato 3-4 anni fa, si è ritrovato in mano anche lì uno strumento che è la serra esotica. La decisione, per questioni ambientali in questo caso e non finanziarie, è stata quella di smontare la serra esotica con uno scopo educativo. E quindi le serre di per sé nascono o vengono popolarizzate nel XIX secolo quando il vetro diventa prodotto industriale. Pensiamo al Crystal Palace come l'architettura emblematica della serra. In quel momento, quindi inizio del XIX secolo, le serre permettono agli imperi coloniali europei di importare flora dai quattro angoli del pianeta e quindi da tutte quelle che erano territori coloniali. Permettono di importare questa flora e di fare educazione per le masse, nel senso che scopriamo varietà tipo la monstera, la conosciamo, prima erano solo disegni, perché anche portare le piante prima dei viaggi a vapore sull'oceano era estremamente difficile. Tutte le piante che provavamo a riportare a casa, tra virgolette, morivano in questi viaggi. Quindi le serre nascono veramente come dei luoghi anche dove ricreiamo questa idea di esotico, questo sogno esotico che l'impero coloniale porta avanti. Quello che sta succedendo sempre più adesso è che per questioni ambientali questo sogno esotico un po' si sta fondendo anche col cambiamento climatico e giardini botanici tipo quello di St. Andrews stanno cercando di capire come mantenere la struttura, perché poi c'è una questione anche di affezione, di storia per queste architetture. Quando uno entra in una serra, è quello che dicevamo, noi abbiamo entrambi l'esperienza di entrare ai Kew Gardens a Londra, in queste serre magnifiche in cui ti senti veramente in un altro mondo, ma come mantenere quella stessa architettura ma trasformarla? St. Andrews, quello che stanno facendo è di togliere i pannelli di vetro e preservare la struttura metallica e di coltivare piante autoctone, quindi scozzesi, e fare anche test botanici per capire quali sono le piante di domani in Scozia col cambiamento climatico. E alla fine la struttura diventa una pergola su cui le piante locali possono crescere. Una cosa che hai menzionato tu è l'idea della memoria, che ci sono tante persone, immagino anche nel vostro caso e nel nostro caso era il caso anche di tante persone che hanno vissuto il posto che esiste ancora ma non ha più la stessa funzione e che lo conoscono come, cioè che l'hanno visto morire ma che lo conoscono ancora come prima, e questo ne abbiamo avuto un sacco di persone che sono venute a trovarci quasi piangendo, dicendo che oh, era così bello quando c'erano i fiori dentro queste serre, che il signore che le vendeva, cioè, c'era tutta questa storia bella, e l'idea di questi posti che conservano anche la memoria della città a un livello microscopico ovviamente. Anche se all'inizio eravamo delle realtè private, sono un momento interessante da proteggere. Grazie. Grazie.